Buonasera, benvenuti, eccoci a tutti in campo, parte seconda, sì, perché c'è una prima parte fuori onda molto interessante per noi altri, ma insomma cercheremo di riproporre quanti più temi possibile. Una giornata importante, quella appena trascorsa, nei campionati di cui ci occupiamo, Serie D, Girone I, Eccellenza, promozione Girone B, e non andremo in vacanza perché c'è il recupero settimana prossima, c'è la finale di Coppa Italia al sabato, poi la domenica c'è il recupero della giornata di avversità atmosferiche di due settimane fa, quindi si torna a giocare, si continua a giocare. Il San Luca poi recupera la propria durante il periodo vacanziero, invece la Morrone, che è l'altra finalista, giocherà poi il secondo mercoledì del nuovo anno. Tanti temi anche quest'oggi, baci, abbracci, se ci sarà tempo, perché vorrei iniziare subito perché gli argomenti sono tali e tanti. Allora, Elio Napoli, Mimmo Clemente, Gesualdo Albanese, Paolo Spadaro, Sandro Schiavetti, Gianni Lupis. Gianni, iniziamo subito, dicevo, senza convenevoli o cos'altro, poi chi vuole comunicare con noi ci sono i numeri, telefono soltanto per c'è un filtro notevole, quindi soltanto addetti ai lavori. C'è tutta questa differenza, andiamo subito al dunque, tra, tu hai seguito Reggio Med San Luca sabato, tutta questa differenza tra San Luca e Reggio Med, non sembrava? No, non sembrava. Buonasera innanzitutto, è stata una partita un po' dai due volti, perché nel primo tempo non abbiamo visto un gioco spettacolare, nel secondo tempo il San Luca è emerso, c'è stata la qualità dei singoli, vale a dire Romero, Lazzarini, gli argentini davanti, che hanno fatto la differenza con una serie di azioni che hanno messo in difficoltà una Reggio Med un po' troppo spenta e secondo me priva di idee. Abbiamo visto un gioco un po' rallentato della Reggio Med, perché un po' molti hanno protestato, hanno chiesto insomma un gioco diverso della squadra di Viola, e questo gioco non si è visto. Molto spesso abbiamo visto il lancio lungo a cercare Piemontese, Criniti che spesso giocava da quinto a centrocampo ed era sempre marcato da Pelle e da Arcuri, e insomma le azioni principali della Reggio Med sono arrivate solo nel primo tempo, solo un assaggino. Gianni, poi ne parliamo meglio quando sarà anche il momento dell'eccellenza, quindi fuori il Sersale, fuori Reggio Med, che ci rimane solo la Mezia, l'altra battutina. Forse la Vigor, perché rimane solo la Vigor per come antagonista. Beh, no, ovviamente ancora il campionato è lungo, si fa per dire, ovviamente. Sandro, allora, come è esaurito il brio tuo figlio ieri, l'esordio, tanto atteso, tanto emozionante, è ancora tanto emozionato, cosa? Poi per contro, ad una signora squadra, ma un signor collega d'altra squadra, Piazza. Sì, chiaramente è stato curioso. Che differenza di età c'è tra l'uno e l'altro? Quasi 30 anni, 45 anni, Piazza, 16 anni mio figlio. È stata una curiosa appendice, diciamo, alla gara, del tutto casuale, però c'è stata. Che bello, questa sarà la puntata dove parleremo di nostri, cioè di lo dicevamo anche con Gesualdo prima di cominciare, finalmente un po' di volti noti di calciatori di questa terra, piuttosto che prenderli dalla campagna, da altre regioni, da chissà dove. Anche l'esordio dell'altro portiere Comiso è stato, insomma, sì, positivissimo. In effetti ieri Aldo Comiso ha fatto veramente una gran partita, con una sicurezza che, vabbè, per me non mi meraviglia, perché conosco Aldo da quando faceva, penso, gli esordienti, se non i Pulcini addirittura, quindi è un portiere dalle caratteristiche fisiche e tecniche veramente notevolissime. Certo, ieri c'era, diciamo, l'esordio come portiere titolare, credo, in Serie, comunque era una partita importante in cui giocava, diciamo, al posto di uno dei punti di forza del Roccella di Scuffia, e quindi, ma non ha tradito l'emozione, è stato perfetto, alla fine è stato battuto solo da un calcio di rigore, su cui poi potremo discutere anche tanto, sì, ma ne parliamo, ma sia nelle parate, diciamo, ma soprattutto io considero la validità in senso assoluto di un portiere proprio nella sicurezza sulle palle alte, ha dato una sicurezza incredibile, esatto. le ha prese tutte, ripeto, una gran partita, anche un grande esordio, anche al limite, ha dato tranquillità, certo. Ripeto, è stato bravissimo nelle occasioni in cui ha dovuto effettuare le parate, quelle spettacolari, diciamo, dimostrando ovviamente tutte le sue doti anche atletiche,
ma soprattutto, ripeto, la serenità, la freddezza sui palloni alti, sui cross, che potevano essere ovviamente un'arma pericolosa per la squadra avversaria, non ne ha sbagliato neanche uno. Quindi esordio da nuovo in pagello. A proposito di presenze, di ospiti, a proposito, come sta il presidente? Perché doveva esserci anche il presidente Roccella questa sera, ieri è stato male alla fine della partita, oggi come sta? Si è ripreso, è stato dimesso già ieri sera. Sì, ovviamente. Ci siamo sentiti comunque in giornata, non se la sentiva di essere con noi, ci ha comunicato ciò appunto Vozzo, anche perché bisogna parlare di una manifestazione che è in programma, anzi ne parliamo subito. Perché non me la scordo, però insomma, per evitare rischi, diciamo che domenica c'è questo appuntamento importante. Sì, un appuntamento all'ex momento dei minimi di cabaret. Vediamo la foto alla locandina. Appuntamento di cabaret, di musica, e durante lo spettacolo ovviamente saranno premiati tre giocatori che hanno fatto la storia del Roccella Calcio, un evento organizzato ovviamente dalla società SD Roccella in collaborazione con Radio Roccella. L'evento è il 22 dicembre alle ore 18:30 all'auditorium, e ovviamente ci saranno degli ospiti importanti come Claudio Batta, il cabarettista che ormai è un volto noto a Roccella Ionica, avendo avuto anche la cittadinanza onoraria, la pianista Maria Mellace, la vocalist Francesca Badolato e il vincitore del talent The Voice of the Sea, Joseph Agostino. Quindi domenica 22 alle 18:30 all'ex momento dei minimi, giusto? Sì. No, l'auditorio comunale. Perfetto, allora andiamo alla grafica del campionato di Serie D, Girone E, vediamo il quadro completo così ci rendiamo edotti su tutto quanto. Ecco qui, allora Cittanovese Messina 2-1, anche questa sera tanti servizi, poi quello che non riusciamo a comprendere durante la trasmissione avremo il treno sul finire. Fuori casa Palermo Castrovillari 1-0, fuori casa Giuliano Cireale 3-2, Ragusa Biancavilla 1-0, Marsala Corigliano 2-1, ACR Palmese 2-0, Roccella Licata 1-1, fuori casa Nola San Tommaso 2-1, fuori casa Savoia Trovina 1-0. La classifica: Palermo 40, Savoia 35, Cireale e Licata 28, Troina 27, ACR, FC, Giuliano 26, Cittanovese 25, Biancavilla 23, Castrovillari 20, Marsala 18, Nola 17, Ragusa 15, San Tommaso, Roccella 12, Corigliano 11, Palmese 8, Corigliano e Troina hanno per recuperare una gara. Vai Gesualdo. Ma veloce per dirti che hanno perso le ultime tre in classifica: Corigliano, Palmese e naturalmente San Tommaso, e pareggiato il Roccella e ha vinto il Nola. E questo significa che è stata una giornata un po' negativa, in quanto a non solo le sconfitte, ma quello che più conta, come ti dicevo la settimana scorsa, sono le prestazioni e naturalmente la posizione di classifica del Marsala. Visto che il Marsala ha vinto, le altre squadre hanno perso e Roccella ha pareggiato, si sono allontanati dalla possibile salvezza diretta senza evitare i play-out, e naturalmente non parliamo di retrocessione diretta, in quanto ancora è talmente la classifica è talmente vicina che c'è questa possibilità. L'impossibilità è, come ti dicevo prima, di evitare i play-out. Per quanto riguarda le squadre in testa alla classifica, ha vinto il Palermo, ha vinto il Savoia e ha pareggiato il Licata. Roccella ha fatto un ottimo risultato contro una squadra che sicuramente, se non ci fosse stato il Palermo, avrebbe lottato a pari del Savoia, e quindi è una classifica, è un campionato molto molto interessante, naturalmente sia per quanto riguarda la retrocessione che naturalmente i playoff. Che dire della Cittanovese? Continuo a dire quello che ho sempre detto: se la Cittanovese avesse cambiato l'allenatore prima, oggi sarebbe già in zona playoff. Comunque io sono convinto che da qua alla fine il Cittanova farà parte dei playoff. Mi parli della Palmese, mi parli di chi stava in disgrazie fino a qualche settimana fa, adesso sembra essersi ripreso, in che maniera, quali elementi, quali novità, che conoscenze ha Paolo Spadaro delle calabresi, e mi riferisco soprattutto alla Palmese, che era quella insomma messo peggio. Facciamo partire l'immagine della Palmese, la partita della Palmese con Messina. E la Palmese ha cambiato un po' tutto, c'è un nuovo direttore sportivo, c'è un nuovo allenatore, ci sono dei nuovi dirigenti, bisogna vedere le possibilità economiche, perché Gianni Condemi è un grande conoscitore di calcio, per cui sono convinto che porterà dei giocatori validi per la giusta causa della Palmese, come ha già
ha fatto bene a riprendere il portiere Barbieri, che l'anno scorso era un fuori quota, era andato a giocare in promozione con una squadretta lì del, con una squadra, perdon, del Vibonese, ed è ritornato a Palmi. Anche perché, sai, ci sono allenatori che preferiscono il portiere fuori quota e quindi hanno possibilità di avere un over in più a centrocampo in attacco. Gianni sta lavorando molto bene, mi auguro che la Palmese possa riuscire a salvarsi anche quest'anno. Dipenderà tutto sicuramente dal mese di gennaio, perché più passa il tempo, poi l'interregionale fuori casa e le partite sono toste come quelle di Eccellenza. Corigliano? Eh beh, il Corigliano è ritornato il presidente, ieri ha perso all'ultimo, era un buon pareggio fuori casa. Nucaro sicuramente troverà delle giuste soluzioni, quindi mi dispiace per il Roccella che ha perso due punti, altri due punti ancora una volta. Vieni collegata? Sì, io ho sentito due miei... Stavo mirando lo scoglio, guarda un po' che si presenta bene, terreno, no? Sì, sì. Migliorato tanto rispetto all'anno scorso. È pittura fresca oppure proprio gli stanno prestando cura particolari? Già da quest'anno hanno pensato ovviamente al... Che lo scorso anno era pessimo, come terreno di gioco era incredibile. Messina, praticabile. Poi ma si devono riprendere per forza, Pino, dopo anni di letargo devono per forza le città uscirne fuori e ritornare nei campionati che gli competono. Sì, ci vuole un po' di pazienza, purtroppo ci vogliono un sacco di 1.000 euro per mantenere questo bel gioco che è il calcio, ma con un po' di pazienza, senza avere fretta e con un ottimo vivaio in tutte le società di calcio, sì, possono, anche se a tanti danno fastidio, perché sentendo l'amico Schiavello, grande intenditore di calcio, che Piazza è ritornato di nuovo in campo alla venerabile età di 45 anni, gli facciamo i complimenti, però vorrei dire che esistono pure i campionati amatoriali per tutte le categorie, sarebbe opportuno che si prendesse visione di questo e far sì che i giovani in un campionato modesto come quello di Eccellenza andassero a giocare, come ha fatto il Locri, Luca Schiavello, il figlio di Sandro, 16 anni, e mi auguro che ci sarà continuità. Certo, mi parlavano bene già dall'anno scorso, voltando pagina, di commesso a Roccella, ma a Roccella c'è un signor portiere che si chiama Scuffia. Scuffia, ma il signor Scuffia sicuramente avrà fatto da Chioccia, sicuramente, è giusto, dottore? Sicuramente, perché io ha commesso, per cui Tommaso, allora vale la pena. Questa grande, si mordeva le mani ieri quando è stato concesso il rigore, voleva esserci lui. Tommaso in panchina era uno spettacolo, perché ieri sembrava era sicuramente Galati 2, il più esagitato di tutti. Ma oltretutto, mi sembra una persona molto seria, conoscendolo, avendolo seguito e seguendo gli allenamenti, segue veramente moltissimo i ragazzi, devono veramente molto a lui, per come li segue, per come li, al di là del fatto che c'è anche il preparatore ovviamente dei portieri, che è Guglielmo Telli, quindi però diciamo c'è questo bell'accordo, e Tommaso è prodigo di consigli che sicuramente hanno permesso e permetteranno ancora a Gadaldo di crescere, perché chiaramente, per quanto, voglio dire, si ripeto, sia sicuramente già un ottimo portiere, ancora c'ha tutti i margini di miglioramento legati all'età. Dovremmo lanciare un appello. Dimmi, quale appello? Convincere la società di calcio, il presidente Maracchi, a togliere la regola degli under in Eccellenza, sì, in Serie D, e capovolgerla per gli over. Più di 3 over o 4 over, queste cose non diciamo possono da tempo. Giocare. Ascolta, dovesse essere Miracchi ora in questo momento Schiavello, come cambierebbe i connotati a questi campionati? L'idea è sulla falsa riga di quella che diceva Paolo. Secondo me andrebbero fissati dei tetti, non so, 30 anni il limite massimo.
e magari di vedere, che so, una rosa di 20 giocatori con, che so, 10 under 25, altri 5 da 25 a 30, sì, altri, altri 10 da... cioè, beh, secondo me le società di calcio devono mettersi in testa, bravo, che bisogna promuovere i settori giovanili, non servono le imposizioni, perché altrimenti è un discorso obbligato o obbligatorio, mentre ci deve essere nella cultura delle società. Ci sono molti ragazzi, secondo me, che non trovano la, non hanno la possibilità di misurare perché non vengono messi alla prova, mentre ci sono anche dei talenti, bravo, in erba in questo, bravo, territorio, cioè, quelli che sono emersi e che emergono lo fanno proprio perché c'è qualche dota veramente naturale, lo fanno con un indole particolare. Però secondo me, se le società lavorassero molto di più sui settori giovanili, i campioncini in questo territorio secondo me ci sono e diventeranno dei campioni. Cioè, Se li contiamo nelle varie squadre, non finiremmo la trasmissione. Non serve neanche come esempio quello che succede in paesi calcisticamente, almeno fino adesso l'Italia per fortuna attualmente sta recuperando, no? Però il fatto per esempio di non essere stata, non essersi qualificata al Mondiale del 18, di essere sicuramente nel ranking dietro nazioni sicuramente più piccole tipo il Belgio e altre, sì, che hanno invece perché? Perché nel Belgio, in Germania, in Serie A giocano ragazzi giovanissimi, non voglio parlare del ragazzo del Barcellona che è probabilmente, diciamo, è l'esempio attualmente più lampante. Il problema di base è questo, e infatti a livello di federazione è stato percepito questo con l'ampliamento dei centri federali, no? Proprio perché si è visto perché all'estero esistono tanti ragazzi che poi giocano nelle prime squadre in Serie A, in nazionale, con i risultati che hanno, va bene, proprio perché in effetti vengono fatti crescere, perché per il discorso che non si punta, perché bisogna, perché vogliono i campioni già fatti, e questi campioni già fatti, sì, ma non sono sempre spesso campioni, ma la dimostrazione del fatto che un ragazzo oggi ha, insomma, a età di 16-17-18 anni è pronto per giocare addirittura nei campionati maggiori, figurati se non è grado di giocare in una Serie D, ma io mi faccio, o in un campionato comunque, d'eccellenza, io vi chiedo, perché ora ci sono i mezzi tecnici, sì, ma io vi chiedo scusa, voglio dire, la preparazione. Se dovesse debuttare qua da noi, come è successo con suo figlio, un ragazzo di 16 anni, no? È una grande novità. Mamma mia, parliamo fino a l'amore. No? Poi se andiamo a vedere nei campionati stranieri. Certo, è quello che ho detto io. In Inghilterra, in Germania, in Spagna, giocano a 17 anni ed è normale. La normalità dei grandi club non esiste. Non esiste qui da noi. Se gioca un ragazzo a 17 anni in promozione, tutti ci riempiamo mizze che debuttavo a 17 anni, ha una carriera. Allora, mi dicono dalla redazione, mi hanno detto la redazione, che era stato invitato il papà di Pasqualino, oggi impegnato, non può venire, ma io conto di avere Pasqualino stesso, magari quando ci sarà vacanza, averlo qui nei nostri studi. Hai sentito Pasqualino? Albanese, tu a proposito anche di quello che si diceva. Che strano, dicono certe cose che io che non dico? Le condivido proprio. Ma tu, no, vai. No, no, ma adesso è questa volta per Gesù Alto si stanno scrivendo l'acqua calda, siamo tutti d'accordo, allora, noi lo diciamo da tanti anni, vi dovete, questa cosa, no, però vecchiaio ormai potremmo ricordare solo di una persona che ha capito che il calcio italiano stava andando alla deriva, ed era Italo Allodi. Italo Allodi ha fatto un super corso per Albanese, che non conta niente, per Zema, per Sacchi, per De Sisti, per Mondonico, che più ne ha più ne metta, istruttore professionisti di giovani calciatori. Cosa ha fatto? Ha fatto questo supercorso, e alla fine di questo supercorso tutte le squadre di Serie A e di Serie B avevano l'obbligo di prendere uno di noi. Cosa è successo? Che se ne sono andati quasi tutti, perché un allenatore che fa il settore giovanile non deve guadagnare tanti soldi, e chi fa la prima squadra deve guadagnare. Quindi giustamente Sacchi, giustamente Zema, ha detto: inutile che io prendo 30.000 euro per fare 30 milioni all'epoca, sì, per fare il settore giovanile, quando vado ad allenare anche in C e ne prendo 100. Ecco il motivo per il quale poi naturalmente tutto è finito, è morto anche Italo Allodi e le cose sono cambiate. Io ho sempre detto che un allenatore può essere bravissimo anche
se ha giocato poco e se è capace poco di fare la Serie A, la Serie B, la Serie C o la Serie D. Quelli che devono essere bravi, che devono essere capaci, deve essere chi fa il settore giovanile. Bene, siamo sollecitati a qualche messaggio. Poi se loro parlano, hanno detto tutte cose che a me dà fastidio, perché io non sono d'accordo. Allora, siamo sollecitati nel capire meglio se ci fosse il calcio di rigore per il Liga. Adesso vedremo, ci sarà la Maviola, ma andremo per ordine, vedremo il servizio da qui a qualche momento. Correggo il tiro, cioè hai esordito, è stato convocato con la spalla in occasione di Roma a spalla, Pasqualino. Elio, scusami, prima del servizio di Roccella Licata. Ti posso dire una cosa? Certo. Stiamo parlando di Pasqualino che è un 2002. Sì. Ce ne abbiamo altri che sono a Sassuolo. Abbiamo un 2006. E poi ci abbiamo un 2006 che quando arriva a 16 anni continua a dire, gliel'ho detto. Sentivo parlare. È sempre a Ferrara. Simonetto. Simonetto. Il figlio del poi ministero. Abbiamo un ragazzo che mi attualmente è qua da noi, che è un 2006, che si chiama Pellegrino, che lo vogliono già tutti. Bene. Quindi, ci sono, questi sono quelli che conosciamo noi. No, e poi ce ne sono altri. Ci mancherebbe altro. Per conoscenza diretta, ma non sono certamente gli unici. Come mai negli ultimi anni Sassuolo e Spalla sono talmente attenzionati alla nostra zona, ragazzi della Calabria? Perché hanno visto che... Perché c'è una miriade di ragazzi calabresi. Perché hanno visto che c'è la qualità, invece di esplodere qui, esplodono lì. Questo è l'unico problema. Ma qua non è... Non sono buoni, forse l'aria della stessa terra che posso risponderti con una frase di qualcuno che sicuramente è molto molto più in alto. Nemo profeta in pasto. Okay. Vabbè, ma secondo me, scusa, io quando continuo a dire che tutte le squadre devono avere il settore giovanile, perché l'obiettivo deve essere quello che tutti i ragazzi che fanno parte del settore giovanile arrivino in prima squadra, che sia promozione, che sia eccellenza, che sia Serie D. Poi se c'è il fenomeno, quello bravo bravo, lo vendiamo, lo diamo nei professionisti e ci dà l'opportunità anche di gestire per anni e anni la categoria inferiore. Certamente sì. Questo dovrebbe essere, però il settore giovanile non ce l'ha nessuno. Non mi fa parlare più di queste cose perché non è proprio il caso. Meno male che non è del presidente, altrimenti possiamo usare la battuta, anche perché sappiamo che sta meglio, perché altrimenti l'avresti fatto veramente ammalare questa sera. Scherziamo. Allora, l'antipastino anche sul campionato di promozione, così come abbiamo fatto anche con l'eccellenza con Gianni. Fuoco e fiamme ieri a Mammola. Sì, fuoco e fiamme a Mammola. Non si sarebbe detto in settimana dopo la smobilitazione. Sì, io ho seguito questo incontro, poi alla fine l'Astilese è di un livello in più, quindi è venuta fuori, però vi posso dire che la partita ieri per molti tratti è stata equilibrata. Sì. La Ionica ha iniziato a giocare un po' sottotono, poi si è ripresa dopo che ha subito il gol, e poi per tanta parte del primo tempo la Ionica ha tenuto testa alla Ionica. Elio, ma se avesse avuto la formazione di 15 giorni fa, hai ragione tu, perché la Stilese è di un altro pianeta sicuramente, sì, però la Ionica Mammola ieri si è comportata. Poi ci sono stati un po', la partita era molto nervosa, il nervosismo insomma ha creato anche qualche situazione un po' particolare. Ci sono state le due espulsioni, uno scontro fuori dall'azione di gioco, ci ha rimesso un po' anche Vallelonga della Ionica, è stato espulso Martinez. Ma si può riacciuffare oppure è troppo prima e chi sta dopo, magari il gioioso è troppo secondo? La Stilese che ho visto ieri non è una squadra irresistibile al 100%. Non è una squadra. Si può riprendere. Però i risultati stanno dicendo il contrario. È l'unica che la può riprendere Ricordiamo che domenica c'è questo incontro al vertice tra Stilese e Gioiosa. Potrebbe esserci la sorpresa, la sorpresa, anche perché il Gioiosa si sta comportando bene in questo campionato, sta facendo meglio di quanto non abbia fatto anche lo scorso anno, però sempre a un livello altissimo. Domenica potremmo avere la sorpresa. Certo, la Stilese sta vincendo tutti gli incontri, quindi viaggia con Betty in Coppa. Si è rafforzata anche ultimamente, ha preso un altro attaccante tedesco nell'ultimo acquisto.
c'è Martinez che può giocare in un campionato superiore sicuramente, tranquillamente. Non è da promozione Martinez, la cosa è che Martinez domenica non ci sarà perché è stato espulso e quindi non potrà essere schierato. Comunque domenica potremo avere la sorpresa. In genere però, ascolta, qui io uso battute però anche macabre, in genere però chi è campione d'inverno poi alla fine vince il campionato. Io uso battute macabre, lo so, mi rendo conto delle volte, però non riesco a frenarmi. Cioè, quanti punti ha preso mister? Quanti la Stilese? Come quanto è stato suturato? Sì, tre punti di sutura sulla Stilese, come la Stilese, quindi per però cioè, cerchiamo di evitare queste cose, sono quelle azioni che non anche sulla immagine delle due società. Bisogna essere anche un po' più attenti negli scontri, però il nervosismo ieri c'era. Si è entrati in campo con un'adrenalina molto esagerata, ecco. Bah, dai, sdrammatizziamo perché insomma è proprio il caso di farlo. Rocciola Licata, servizio. Licata non va oltre il pareggio contro il Rocella al Linetto Muscolo, ma rimane terzo in classifica. Dal loro canto i padroni di casa conquistano un punto che muove la classifica in ottica di salvezza. Questo in generale il commento dell'incontro Rocella-Licata. Contro una pericolante del campionato di Serie D, i gialloblu passano addirittura in vantaggio nel primo tempo, pareggiano sul rigore nel secondo tempo, ma malgrado poi si giochi solo ad una porta, il portiere locale indossa i panni da eroe e salva più riprese il risultato. Non è un bel primo tempo per il Licata, che soffre la veemenza del Rocella e dal 34esimo finisce per capitolare. Coris approfitta di un svarione della difesa gialloblu per segnare la rete dell'1-0. Con questo risultato si conclude la prima frazione di gioco. La ripresa comincia nel migliore dei modi per il Licata, che al 17esimo, al termine di un'azione molto convulsa, ottiene un calcio di rigore. Penalty assegnato al Licata solo grazie ad uno dei due segnalini che è intervenuto presso l'arbitro, il quale in un primo tempo aveva assegnato il Licata il calcio di punizione dal limite dell'area avversaria. Dal dischetto Cannavo non sbaglia. Dopo il gol del pari il Licata si scatena ed il portiere del Rocella diventa il migliore in campo e costretto infatti a fare miracoli per salvare la porta. Allora, commentiamo la partita con Gianni anche in questo caso. Allora, non so se si possa fare richiesta alla Lega di poter disputare la rimanenza del campionato soltanto con le grandi di questo torneo, perché si fa bene con le grandi, a Cireale, insomma, con Savoia si è fatto bene, con il Palermo si è fatto bene, il Licata, insomma, si è giocato quasi alla pari. Che sì, ne anche pensi? Troina comunque sarà fatto Troina, ecco, sì. Ha perso per un rigore sbagliato nel 96. Ma. Esatto, con le grandi il Rocella ha dimostrato di meritare questa categoria, di giocare molto molto bene. Io ieri mi sento di dire che il risultato di parità è il risultato giusto, non tanto per l'episodio ma per quello che si è visto in campo, perché il Licata ha dimostrato di essere una forza di questo campionato con un attacco di categoria. Cannavò, Convitto, Adegemo, anzi anche hanno dimostrato di essere dei clienti scomodi per la difesa del Rocella. E nel primo tempo onestamente Rocella è stato molto cinico, perché alla prima vera occasione ha fatto gol. Nel secondo tempo la solita stanchezza secondo me ha tradito un po' il Rocella e poi c'è questo episodio molto molto dubbio, ma già ce ne eravamo accorti lì allo stadio, lì al campo, che qualcosa è stato cinico, perché c'era un Coris esperto cinico e mancava forse questo Rocella, mancava qualcosa lì davanti, quel giocatore in grado di metterla dentro anche in quella sola ed unica occasione della partita. Anche perché la difesa sì, è anche l'innesto di Coluccio, ma la difesa già faceva bene comunque, anche la difesa è comunque una delle migliori del campionato, eh? Appunto, quindi anche l'esperienza aveva fatto bene. Allora, Mimmo, anche una tua analisi, tra poco andremo a vedere se c'era rigore o meno. Vabbè, dunque, per quanto riguarda il commento che ha fatto Giovanni, mi trovo d'accordo, cioè se andiamo ad analizzare il risultato è giusto, cioè probabilmente il Licata ha fatto anche qualcosa in più dal punto di vista, il fatto stesso che chi ha commentato la partita nel servizio ha detto che ha confermato quello che abbiamo detto, che diciamo il protagonista principale, uno dei protagonisti principali è stato il portiere Comis. Però ovviamente nel calcio, no, come diceva ieri qualcuno giustamente, non si gioca i punti come l'incontro di pugilato, si gioca con chi mette la palla in porta, e Rocello l'aveva messa la palla in porta e quindi stava vincendo 1-0. Ma
tutte quelle occasioni avute, soprattutto dopo il gol del pari dell'Licata, li ha avuti l'Licata perché si è un po' ha osato il Roccella, quindi si è un po' aperto, si è un ma po'... insomma, forse è anche vero quello che ha detto prima Giovanni, si è portato in avanti un po' un calo, anche perché spazi. Anche perché insomma è stata una partita comunque fondamentalmente di contenimento e quindi chiaramente molto dispendiosa. Poi posso dirvi dal punto di vista medico che alcuni giocatori non erano assolutamente in condizioni fisiche ottimali, giocavano con degli acciacchi diciamo anche importanti, più anche nuovi arrivi. Più di uno, anche sì, i nuovi arrivi erano appena inseriti, anche Younes non è che all'inizio... anche se concordo pienamente col fatto che avere un attaccante come Younes, io lo chiamo Younes perché l'ho visto crescere, insomma, Coris, naturalmente significa una garanzia. Io continuo, sono convintissimo e lo sono ancora più convinto dopo la partita di ieri, che con Younes all'inizio del campionato 5-6 punti in più li avremmo avuti tranquillamente. Riguardo il rigore, io vi posso dire una cosa, dalla panchina quando c'è stato il fischio arbitrale, tutti siamo stati convinti che avesse fischiato simulazione. Proprio, vero, eravamo convintissimi perché l'arbitro è andato direttamente verso allora, il giocatore. Lo vogliamo vedere Mimmo, senza anticipare tanto, andiamo a vederlo. Convinto era già ammonito, tra l'altro. Convinto era già ammonito, sarebbe stato espulso. Poi è successo qualcosa di strano fuori. Adesso vediamo. La moviola, del rigore, sì. Poi commentiamo dopo. Vediamo l'episodio. Prego regia. Allora, vediamo e rivediamo con calma, magari adesso anche... Guarda dove sta andando qua. L'arbitro, guarda dove sta qui è il fallo, qui è il fallo, il contatto è fuori. Ed è fuori aria. Il contatto, perché quando inizia... E cade pure fuori aria, poi ovviamente nello slancio cade direttamente in aria, però... Ma il fallo è fuori. Allora, ma guardate la sensazione di Mimmo, anche nostra in tribuna... Non è rigore. Guarda, ma perché pensavate, scusa, che meritasse l'ammonizione il giocatore dell'Icata? No, pensavamo, stava andando lì. Io dico che non è calcio di rigore. Ma l'arbitro guarda che è un po' coperto l'arbitro. Quindi se c'è l'ammonizione era giusto. No, il fallo c'è, però è fuori dalla linea. Il pallone è dentro l'aria. C'è un discorso però che l'arbitro assume una traiettoria verso il giocatore dell'Icata. Probabilmente sbagliando, ma verso il giocatore Licata, poi fischia, quindi a quel punto la punizione si fuori che... non si vede quello, la cosa strana che io continuo a ribadire, che invece è stata vista dalla qui non si vede, quindi non la possiamo commentare. Siccome c'era già stata una protesta nei confronti del segnaline in occasione del gol di Younes, assurdo perché come abbiamo visto benissimo era in posizione regolarissima, ma al momento di questo fallo, quando l'arbitro ha fischiato la punizione da fuori aria, è un gruppo piuttosto sostenuto, piuttosto folto di tifosi dell'Icata che erano presenti sulla tribuna, si è portato a ridosso della sono rete. Partiti verso il segnaline con tono minaccioso e sono stati un po' aggredati, quindi dopodiché il segnaline ha indicato il dischetto. Questo è molto molto strano. Hai qualche sospetto? No, qualche sospetto. Non capisco perché succeda questo quando poteva benissimo essere evitato. Perché non mi sembra una cosa giusta nell'ambito del. Sandro, secondo te? No, il fallo c'è. Sicuramente, ma chiaramente si vede proprio quando appoggia il piede a terra che è fuori aria. Ma nessuno aveva protestato sul fatto del fallo. Ripeto, se avesse ammonito il giocatore sarebbe stato un errore. Sono d'accordissimo. Però il fallo era fuori aria. Questa decisione è stata cambiata dal guardialine decisamente. Giusto. Allora, adesso prepariamo un altro servizio, Castroville di Palermo. Allora, intanto un commento anche di Gesualdo su chi stava, lo dicevo anche con Paolo, intanto do modo alla regia di preparare questo servizio, Castroville di Palermo. Allora, sembrano essersi ripresi sia Corigliano sia Castroville. Ah, c'è una telefonata? Allora, vediamo, mi pare che sia, se non ho capito male, il presidente. Vediamo, pronto? Sì, un attimino, adesso ce lo passano, scusami Gesualdo, poi riprendiamo. Pronto? Pronto? Un attimino che stanno per... Sì, mi senti? Sì, adesso sì. Ah, ok, buonasera Pino, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Il presidente, perfetto, sì, abbiamo capito bene, ci hanno fatto dei cenni. Come grazie stai intanto? Per l'interessamento che avete avuto, comunque tutto bene tutto bene, devo fare ancora dei controlli, comunque benissimo. Tutto a posto. Ora parliamo di sport però. Lo sport, guarda, l'arrabbiatura mia ieri... Sì, va tranquillo però, se presidente. Non so se... Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, vai. Prego, sì. Allora, l'arrabbiatura è stata più, diciamo,
fatto perché l'arbitro appena chiamato la punizione, il Guardalini ha dato il calcio di fondo e l'arbitro stava andando a ammonire il giocatore dedicato, essendo già ammonito per non espulso, è andato dritto da Malerba a ammonire Malerba, poi ha dato il calcio di punizione, poi con un colloquio tra Guardalini, che prima aveva dato il calcio di fondo, ha dato il calcio di rigore il Guardalini, cioè questo non so se è un calcio che in Rocella o tutte le altre squadre se vengono penalizzate così, è una bella visione di gioco o degli arbitri forse incompetenti, credo che per me la cosa che è l'obiettivo giusto di dare, perché l'incompetenza in questi campionati di Serie D credo che dovrebbero essere arbitri con almeno un pizzico di professionismo. Vabbè, è capitato di peggio anche, Presidente, è capitato di peggio quest'anno. Sì, ho visto col Marsala, per noi, ma io parlo della mia squadra perché con la Palmese hanno dato un gol nettissimo a Messina, fuori giochi nei stenti, insomma abbiamo avuto un bel po' di penalizzazione, una classifica secondo il mio punto di vista un po' bugiardina. Non ti dico che ieri Licata tanto alzo le mani, è stata per me la migliore squadra che c'è stata fino adesso nel girone di andata, adesso dobbiamo incontrare il PC Messina e finisce il girone andata, però secondo me indicate la migliore squadra che noi abbiamo incontrato. Vabbè, ma al di là di questo, poi le partite vengono condizionate da episodi, si può vincere anche con le squadre grosse, al di là del valore. Questi episodi incidono. Possono alla società, possono alla squadra, possono un po' a tutto. Questo era la cosa. Poi, buona quanto vuoi, ma Rocella secondo me stava usando anche per la seconda marcatura ieri. Va bene, grazie Presidente, c'è qualche... No, la cosa che io volevo raccontare, l'altra cosa, scusami Pino, che interrompo un attimino, solo una cosa, dico, domenica 22 facciamo questo spettacolo di cabaret che avete già preannunciato e spero che siete presenti, che sarà una bella serata di sport insieme al cabaret, alla lirica con Maria Marice, la cantante che diciamo che ha fatto nei cori a livello presentato è stata nel coro che è stata premiata con un Oscar, quindi perciò speriamo che domenica uscirà una bella serata e tutto. Senz'altro. Vi chiedo scusa per l'intervento, grazie di tutto, io sono tutto a posto, diciamo. Perfetto, la cosa più importante è quella. ricominciare di nuovo, però basta con questo. Poi quando stai veramente bene ti aspettiamo in trasmissione. Ciao Presidente, auguri. Grazie Presidente, grazie. Grazie a tutti, ma tanta serata a tutti quanti. Ciao, grazie. Allora, vabbè, bruciamo le tappe, Gesù. Ti stavo chiedendo un po' sulle squadre che stavano messe male, che adesso si stanno riprendendo. Vabbè, ma sono quelle cose che non è che mi lasciano convinto, perché il Corigliano, io ho ascoltato spesso le interviste del presidente del Corigliano, sembrava che addirittura in qualche anno doveva andare in Lega Pro, poi invece dopo poco se n'è andato, dopo perché qualche giornata difficoltà. Ora con mille difficoltà riprende, però continuiamo sempre a fine anno punte da capo, e così la Palmese ogni anno vede, fa fatica a iscriversi, si mette con mille difficoltà, poi nel momento in cui ha cambiato allenatore, stava andando anche benino, cambiato tre allenatori, manda via l'ultimo perché arriva un gruppo che dà due soldi e continua sempre a dire le stesse cose, non cambia niente, fatti o rifatti non si sa quanto, però sarà sicuramente un bel derby. Cambia solo che nel momento in cui uno c'ha due soldi e vuole diventare famoso e tutto li spende, però non è questo che così che si può fare calcio, dove vuoi fare calcio lo devi fare in modo diverso. Guarda Cittanova, che da anni che progettano un campionato tranquillo dalla prima categoria, ha ragione il dottore De Matteo quando dice dalla prima categoria sono arrivati in D con pochissimo pubblico, stanno mantenendo una categoria molto importante. E siamo alla vigilia di Palmese Cittanova, sarà un bel derby? Che derby sarà? Credo Paolo? Bellissimo, guarda, io ti dico la verità, l'anno scorso sono stato attratto. Al di là dei differenti valori che in atto ci sono tra le due? No, c'è sempre un derby tipo Locri-Siderno, ecco qua, però...
la Cittanovese è una squadra superiore. Sì, un pronostico, via, dai, adesso sbilanciamoci, dai, dai, che siamo. È un pronostico da tripla, sempre i derby. Niente, no, tripla, i derby, ma Pino, vale. I derby sono questi, derby. Purtroppo, non puoi dire vince questo. Di sono derby, il derby è una partita a sé, non è come tutte le altre. Va bene, va la Cittanovese è una signora squadra, però sai, la forza della disperazione. Castrovilli, altra bella prestazione col Palermo, ormai è certificata la cosa che si è molto ma molto ripreso, abbondantemente ripreso il Castrovilli, di Castrovilli di Palermo. La 16ª giornata del campionato di Serie D porta al Mimorende la capolista, il Palermo di mister Pergolizzi. La compagine rosa è accolta da una cornice di pubblico imponente, impreziosita dalla curva sud al completo e da un nutrito gruppo di tifosi siciliani. Agli ordini del signor Rinaldi di Bassano del Grappa, alle 14.34 in punto le due formazioni danno inizio alle ostilità. Al minuto 11 la Ragione prova il destro dal limite deviato in angolo da Crivello. Al 13esimo è ancora il numero 9 rossonero ad impegnare Pelagotti con un destro dai 20 metri. Al 15esimo Felici trova la deviazione in angolo di Ferrante sul destro da buona posizione. Al 17esimo su azione d'angolo il colpo di testa di De Pace trova Pelagotti sulla traiettoria. Al 20esimo il tiro di Cangemi non trova lo specchio della porta. Al 29esimo la svolta del match. Ricciardo prolunga di testa verso Aiolfi, Ferrante in notevole vantaggio non spazza via, come un fulmine Felici arriva da dietro, anticipa Ferrante e poi si lascia cadere. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. A noi invece più di un dubbio viene, perché Ferrante non tocca il numero 75 siciliano, tirando addirittura indietro la propria gamba. Dagli 11 metri Ricciardo non sbaglia, il Palermo va in vantaggio non senza polemiche per il rigore concesso a nostro avviso con una certa sufficienza. Al 33esimo gli ospiti attaccano dalla fascia destra, il cross in mezzo per Ricciardo è fermato dalla difesa rossonera, i siciliani chiedono ancora il calcio di rigore, l'arbitro lascia correre. Al 35esimo Kraja ha sul destro la palla del raddoppio ma trova pronto alla parata uno strepitoso Aiolfi. Si chiude così il primo tempo con i padroni di casa sotto di un gol. Nella ripresa la capolista vuole chiudere la partita, al quarto minuto Ficarotta si invola sulla destra, il tiro cross trova Aiolfi sulla traiettoria. Al decimo i padroni di casa attaccano dalla fascia destra, Barillaro per Consiglio che perde il tempo per la battuta a rete. Al 12esimo azione caparbia di Domenico La Ragione, il numero 9 fa tutto bene ma tarda il tiro, recupera la difesa siciliana. Al 13esimo Felici va via in contropiede, il destro all'interno dell'area rossonera finisce alto sulla traversa. Al 24esimo Ficarotti carica il sinistro dal limite, Aiolfi neutralizza. Per oltre 20 minuti non succede nulla di rilevante, nel finale di tempo un tiro di Felici al 42esimo trova Aiolfi ben piazzato. Al 44esimo un ultimo assalto da parte dei rossoneri che non trovano lo specchio della porta. Finisce così 1-0 per i siciliani, il Castrovillari esce a testa altissima. Vorrei che si parlasse di tutto meno che sul rigore concesso a Palermo. Vabbè, no, noi ci si lamentava qua a Rilicata, ma anche insomma, questo molto vabbè, lasciamo meno pietoso. Lì ci volevo un arbitro come me, senza occhiali, che non vedo un cacchio e quindi dava il rigore. Sarebbe stato giustificato in quella circostanza. Oh, settimana prossima, Lupis, è un bel vedere, ci sono gli scontri fantastici. Sì, c'è Palermo-Troina, avevamo detto, e c'è anche Savoia-Cireale, che sì. Sono insomma scontri, non dico tutti al vertice, ma comunque della zona playoff. Ascolta. Noi quattro delle prime cinque, quindi sono allora, playoff. Come anche qui detto e ridetto da Gesualdo, forse il tratto peggiore finisce adesso, cioè il tratto migliore finisce adesso e il tratto peggiore inizia subito dopo, perché poi c'è Corigliano, Biancavilla, poi c'è il Nola, quelle c'è il Palermo di mezzo, no vabbè. Quelle sono le partite che deve cercare, che deve assolutamente di vincere, di fare bene là in Roccella, gli scontri diretti. Fermo restando continuo a dirti che è molto difficile evitare i play-out.
perché la distanza è tale contro una squadra che secondo me, poi io l'ho vista giocare in casa, mi ha dato veramente un'ottima impressione. Comunque l'importante è cercare di evitare la retrocessione diretta, poi se siamo così bravi, così fortunati di evitare anche i play-out, sarebbe veramente un'impresa, però l'importante è evitare la retrocessione diretta e poi fare i play-out in modo da essere così bravi. Anche perché chi sta immediatamente fuori non è che sia, insomma, come quanta qualità, non è che abbia chissà quali qualità eccelse, vero Mimmo? Quindi anche un eventuale play-out. Avesse avuto i due punti di ieri, che è stata secondo me il Licata è uno squadrone, concordo con tutti in studio, ma 12 punti a 14 punti, guarda che è una classifica cortissima fino al Marsala. Sì, ma come ha detto più volte, sì, anche cioè, sono 6 punti, sì, però. Ma il Marsala che è fuori, appena fuori, insomma, ne ha fatte di cotte e di crude, ma più di crude, insomma, quest'anno, è vero? Sì, ma soprattutto tra le mura amiche. Cioè, comunque una buona squadra, giovane, buona Marsala, gioca. E l'abbiamo visto qua a Roccella, pure vinto, però, no? Insomma, vabbè, lasciamo perdere anche quello. Anche lì se non ha lasciato due, molto se non, un punto sicuramente lo potevamo ottenere. No, facciamo ipotesi negative, facciamo positive, quindi speriamo che, insomma. Però Roccella ci sta abituando questi finali di campionato trilling, quindi mi sa che la caratteristica comunque la, proprio comunque fino, all'ultimo, fino all'ultimo minuto utile per comunque, che comunque poi alla fine finisca bene, ecco, la squadra di, comunque la squadra dei Galati, per quello che mi ricordo io da Ciccio Galati, usciranno sempre a livello 3 con la grande. Non mi sorprende il fatto che ieri abbia avuto dei problemi di tenuta, come qualcuno dice, però i nuovi innesti, per le condizioni sanitarie, tanti forse, ragazzi, i nuovi innesti devono condizioni fisiche non ottimali, quindi e quindi ti posso garantire, quello, adesso non sto a dirti quali, ma avendoli seguiti prima della partita, però dell'ordine 4-5 mezza squadra, 4-5 tranquillamente, più di 2-9 arrivi, sì, ma 4-5 ripeto che almeno 2-3 hanno giocato in condizioni veramente, cioè hanno veramente stretto i denti nel vero senso della parola, perché però ieri Roccella ha perso per l'errore dell'arbitro contro una signora, contro una signora squadra, un punto. Quindi Roccella c'è, ma chi gioca sta giocando veramente con animo e con passione, bella partita. Insomma, ripeto, dando tutto quello che ha, bisogna diciamo, anzi poi durante la partita pure c'è stato Malerba che ha subito un colpo all'occhio e vi posso garantire che abbiamo temuto anche di perdere lui, perché c'è stato un momento in cui non vedeva da quell'occhio, speriamo storicamente in campo. Sangaré sembrava non potesse giocare, ecco, adesso ormai noi tanto li sto facendo, tanto non c'è niente, non c'è il segreto professionale su questo, insomma. Stiamo parlando di infortuni, salute, non di come si chiama. Allora andiamo a vedere la grafica del campionato di eccellenza. Vediamo che è successo in questo campionato. Fuori casa San Luca, Reggio Emilia 3-0, Scalea Sersale 2-2, Soriano Locri 2-2, Bovarinese Bocale 1-1, fuori casa Isola Cotronei 1-0, Gallico Sambiase 1-1, Morrone Paolana 0-0, Lamezia Trebisacce 5-0. La classifica: San Luca 30, Reggio Sersale 26, Lamezia 24, Isola 23, Morrone 22, Scalea 21, Sambiase Bocale 19, Locri 18, Gallico 16, Cotronei 15, Trebisacce, Soriano Paolana 11, Bovarinese 9, ma quelle che sono lì in fondo, parte destra, ma in fondo della classifica, vero Lupis, sono in palla, sono in forma. Sì, sono in forma e diciamo che c'è un campionato molto divertente quest'anno di eccellenza, non solo nella parte bassa della classifica, ma anche nella parte alta e nell'anticipo di questa dell'ultima, insomma, giornata del campionato di eccellenza. Abbiamo visto due squadre come Reggio Med e San Luca disputare, insomma, comunque una buona partita, una buona tenuta atletica, anche se il primo tempo, continuo a dirlo, mi ha un po' deluso. Poi nel secondo tempo sono emerse le individualità e soprattutto è emerso un gran gioco, quello del San Luca. Bene la Bolinese, bene la Paolana, bene il Soriano Schiavello. Diciamo è stata una partita un po' dai due volti, abbiamo un po' subito, anche se Locri meritava di vincere,
Ma questo sappiamo. Se la partita così durava qualche altro minuto, sono sicuro che ci sarebbe stato il ripartone. Ma hai sortito il nuovo centravanti ieri, Aquino. Diciamo che è stata una felice intuizione del mister. Di Scorrano, che poi sul finire, cioè, poi in quelle condizioni, su quel campo, il Logri aveva il netto predominio, nonostante l'inferiorità numerica. E mancava qualcosa, un po' di peso in attacco, ha avuto questa intuizione di spostare in avanti il nostro difensore. Sembrava dopo la cinquina presa dalla Morrone tramortito il Logri, così non è stato, si è subito ripreso. No, francamente, per essere sinceri, i primi 45 minuti di ieri, un po' di apnea? Sì, perché poi torniamo, ecco, riallacciandoci un po' al discorso che facevamo prima. La tenuta atletica, voi mi insegnate che tante volte se la testa non è tranquilla nemmeno le gambe vanno, quindi quando una squadra comincia a perdere un po' di fiducia nei propri mezzi è un po' più difficile. Anche ieri, per esempio, quando le cose vanno male si critica un po' tutto, si critica anche il magazziniere per come... Si additava a Logri anche una scarsa tenuta atletica in questo periodo, però francamente ieri, sfido chiunque a dire il contrario, in 10 uomini per più di un tempo, quasi un tempo e mezzo. Nel secondo tempo c'è stata una sola squadra in campo, anzi sembrava che Logri fosse in superiorità numerica. D'altro canto, nuovo Soriano, anno si è cambiato tantissimo, nuova società, nuovo tutto, insomma siamo stati troppo severi? Tutti quanti, pubblico, cronisti, avverso a Logri quest'anno, sono venute tantissime critiche. Critiche giustificate, critiche giuste. Diciamo che la piazza che attira ed è esigente. Indubbiamente si veniva da una bruttissima retrocessione che poteva, insomma, lasciare strascichi ancora più pesanti. Fortunatamente c'è stato chi ha preso in mano la situazione. E io personalmente all'inizio ero convinto, siamo stati un po' sfortunati nel senso che ad esempio due tra i calciatori più importanti che avevamo preso, che erano Scuteri e Le Piane. Di fatto sono stati utilizzati se no due o tre partite in totale, insomma, nonostante tutto si è rimasti agganciati alla vetta fino a qualche domenica fa. Poi è ovvio che quando le cose sono un po'... Lo stesso Le Piane con la Morrone ha fallito due grossissime occasioni, poteva cambiare il volto della partita. Sì, ma già con la Morrone eravamo un po' usciti un po'... dai gangheri. Sì, no, diciamo che la fiducia ce la dava il fatto di, nonostante questi due ragazzi fuori, eravamo comunque agganciati fino alla partita. Riavvolgendo il nastro di puntate passate, appena passate, ma voi che società siete? Appaltata? Come si dice? No. Come hai sentito questo, insomma, quanto... Questa esternazione alquanto pittoresca dell'ex presidente dell'Ocri, caro amico tra l'altro, uno sicuramente, Paolo è qui con me, me lo può confermare, tra i più grandi conoscitori di calcio, diciamo non solo dilettantistico. Noi nel nostro piccolo qualcosa la possiamo dire pure. Una cosa l'ha detta sicuramente con cognizione di causa, poi nel calcio come nella vita sono i numeri che contano. Ma che società siete voi? Noi siamo una società, abbiamo con il Logri, come è noto, dalla nostra creazione, dal 2011 che abbiamo questa scuola calcio che è l'Audax Logri, che collaboriamo attivamente con il Logri, forniamo la stragrande maggioranza dei fuoriquota a titolo gratuito, sottolineo gratuito perché è bene sottolineare questo aspetto, è stato... in questi anni portato avanti questo discorso delle varie dirigenze che si sono susseguite alla guida dell'Ocri, le uniche penso giuste e doverose spettanze sono relative al coordinamento, alla direzione e alla guida tecnica delle squadre giovanili dell'Ocri. Di fatto
i risultati, appunto parlando di numeri, l'anno scorso abbiamo vinto il titolo regionale Under 17, quest'anno stiamo facendo gli Under 17 elite, no? Siamo secondi a un punto con i giovanissimi della nostra squadra. Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Con la Juniors siamo in testa. Cosa dire? Parlare di settore giovanile appaltato, anche perché sono sicuro che Ettore sa benissimo quali sono, perché è preciso e puntiglioso su ogni cosa, quali sono gli accordi, i parametri che ci sono tra l'Audax Locri e l'AC Locri. Quindi tende un pochettino, non so a che titolo, a strumentalizzare discorsi che poi vorrei dire, no? Il mister è qua. Quando uno, no, nella propria attività di scuola calcio dà il frutto di quello che viene a disposizione, no? Basti pensare, lasciamo stare quelli che giocano più, che giocano meno, ma già il fatto stesso di avere una decina di ragazzi del posto a costo zero, già solo negli anni scorsi ho visto qualcosa, diciamo un pochettino di inverosimile, ci sono state delle scelte riguardo ai ragazzi incredibili, ci sono state a Locri? Sì, a Locri un po' in giro, ma a Locri le ho vissute in prima persona. Io francamente di tutti i fuori quota che ho visto negli ultimi 7-8 anni su Locri, l'unico che ho visto fare la differenza in modo assoluto rispetto a quello che poteva essere un ragazzo della zona è stato l'anno scorso Panitteri, non a caso è andato a finire in Serie C. E di Panitteri si è parlato tantissimo anche la volta passata con lo stesso Ettore. Per il resto voglio dire, sì, solo il fatto di tenere anche 10, 11, 8, 9, quando si dice sono dei conti fatti, che un ragazzo solo come vitto alloggio per un anno ti costa circa 3.000 euro, già questo è economia di scala, insomma, voglio dire, Sandro, no? Non aggiungi nulla, tu vivi queste cose in prima persona. Quindi, veloce, ha preso degli appunti Paolo, no, veloce, perché no, c'è servizio pronto. Io ringrazio Schiavello perché ha tenuto un titolo in prima categoria del Locri prima che scomparisse. E poi con l'avvento di Cosimo Silvano e mio abbiamo portato un titolo di promozione, e la prima persona che è stata contattata, perché io vengo da una famiglia dove abbiamo fatto sempre calcio dilettantistico puro con i ragazzi nostri da Brancaleone, Casignana, Caraffa, Sant'Agata fino a Monasterace, Stilo, Pezzano e Massimo, ecco. Fermati. Io ho chiamato il signor Sandro che se ci dava una mano d'aiuto, perché il Locri non aveva nessun calciatore tesserato. 2014, mese di luglio e agosto, tutti andavano a mare, io e Cosimo Silvano abbiamo battuto palmo per palmo tutti i paesi per poter portare dei ragazzi a Locri. Il primo che è stato contattato è stato lui. Ho avuto la sua disponibilità in modo gratuito, perché non avevamo nemmeno un centesimo, forse per questo ci hanno chiamato morte di fame, però guarda caso abbiamo perso la finale in casa con la Regione Mediterranea, per fortuna che eravamo morte di fame. E ho preso solo un calciatore dal CSPR, con lo sconto del signor Pucci, Cristian Denaro. Che valeva, c'è un parametro, tanto per essere un po' sovversivo, perché abbiamo giocato insieme negli anni belli della nostra gioventù, mi ha fatto lo sconto e l'abbiamo pagato noi altri dirigenti della loro, e l'abbiamo lasciato lì come tanti altri ragazzi che io avevo preso anche dall'Interreggio, che erano ragazzi di Locri, siciliano, mandarano. L'altro ragazzo che poi è venuto a giocare pure a Rocella, ragazzi di Locri e dintorni, perché una squadra di promozione non ci vuole la lavagna e il professore, una squadra di promozione di eccellenza deve giocare con i ragazzi locali. Il Locri, sai perché ha pareggiato ieri in 10 uomini per 70 minuti? Perché sono andate via alcune prime donne e hanno preso giovani o meno giovani animati di buona volontà della nostra zona e hanno pareggiato la che ci mettono ardore impeto. Scusatemi, ma io purtroppo sono casareggio. Si parla del San Luca, della forza del San Luca, e tanti sottolineano il fatto c'hanno gli argentini, c'hanno questi, c'hanno. Io dico che la forza del San Luca sta solo ed esclusivamente
nello zoccolo duro che hanno tenuto i vari Carbone, i vari Maviglia, tutta questa gente qua, che del posto. I ragazzi argentini, per quanto valide, non so, in altri contesti non so se sono piuttosto le meteore, sì. Secondo voi? No, per non te. Lo so, magari si andavano disperdendo un po' di più. Ok, allora andiamo a vedere adesso questo Reggio Emilia. A proposito di altre partite di Serie D, vedremo tutto quanto poi nel treno dei servizi alla fine, anche su Roccella stesso c'è un'intervista a fine gara, però non possiamo spendere altro tempo, dobbiamo procedere in maniera molto spedita anche perché c'è ancora da parlare di promozione. Allora, Reggio Med San Luca. Rispetto alla gara vittoriosa della scorsa settimana con il Sarsale, dove di buono c'è stato solo il risultato, nella gara interna con la capolista San Luca non c'è stato nemmeno quello. Insomma, un doppio passo all'indietro che deve adesso fare riflettere tutti, staff tecnico e parco giocatori, dei quali la società si sarebbe aspettato ben altro. Sconfitta brutta non solo nel punteggio, ma soprattutto nella prestazione, apparso opaca e senza mordente, ed una squadra allestita per un campionato importante e spiegabile tale atteggiamento. Atteggiamento invece propositivo l'ha dimostrato il San Luca, che dopo il pari interno con la Bovalinese e le dimissioni del DS Criaco ha lanciato un chiaro messaggio al campionato. Viola, tecnico di casa, si affida alla migliore formazione, che probabilmente al momento non è, mentre Figliomeni fa accomodare in panchina il neo arrivato Catania. Alla gara, nonostante un fastidioso vento gelido, ha assistito una buona cornice di pubblico. Primo tempo abbastanza equilibrato, con i padroni di casa vicino al vantaggio in due occasioni. Ci prova prima Piemontesi, il cui tiro dalla distanza viene deviato in angolo. Risponde subito San Luca con Carbone, bravo nel dialogo stretto con un proprio compagno, ma il pallone finisce di poco fuori. I padroni di casa, con il neo arrivato Sappa, vanno vicino al vantaggio. Bel tiro al volo, altrettanto positiva è la risposta del portiere ospite. Ancora Sappa ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla al centro dell'area, ma l'ex della Palmese da buona posizione manda di poco fuori. Nella ripresa San Luca appare più reattivo e convinto, tant'è che dopo una manciata di minuti realizza la rete del vantaggio grazie a Lazzarini, che finalizza in rete una stupenda azione corale, gol probabilmente meritevole di altre categorie. Viola, che già in organico un centrocampo assai debole, decide di sostituire Sapone. Non l'ha presa bene la sostituzione il calciatore per Postorino, lanciando così in maniera involontaria un chiaro messaggio al proprio collega Figliomeni, anche se Piemontese per due volte arriva in ritardo su lanci in profondità da parte di Criniti. Centrocampo che era già in sofferenza va addirittura a KO, infatti il raddoppio arriva ad opera di Romero, che più che meriti propri approfitta di un grande vuoto a centrocampo, trafiggendo per la seconda volta Marino. San Luca sul velluto, Reggio Mediterraneo in balia dell'avversario, regala la terza marcatura sempre a causa di un grosso vuoto a centrocampo a Lazzarini, autore di una doppietta nella parte finale della partita. Apoteosi per la compagine di Giampaolo, adesso ha più 4 la seconda in classifica, e questo sabato a guido di Polo di Lamezia va a giocarsi la finale di Coppa Italia dilettanti per il secondo anno consecutivo. Per la Reggio Mediterranea adesso si apre una settimana di interrogativi per capire dove si è sbagliato, ma soprattutto perché si è sbagliato. Ma io faccio l'allenatore e le scelte sono di mia pertinenza, quindi da 24 anni che alleno c'è stata autonomia al mille per mille nel mio lavoro, ma nessuno si è permesso mai di sindacare le mie scelte. Poi sono certamente opinabili, possono essere giusto o sbagliate, che sarà il campo, sempre il campo è il giudice supremo, però nessuno si è mai permesso in 24 anni di dirmi chi deve giocare o chi non deve giocare. Alla fine sono io l'allenatore e decido io. Se poi a qualcuno non sta bene, può tranquillamente cacciare l'allenatore, in questo caso Figliomeni. Però nella maniera più assoluta i dirigenti del San Luca o negli altri 23 anni che ho allenato qualcuno si è permesso mai di dire o affermare il contrario. Certamente si fanno delle scelte, possono essere giusto o sbagliate, è opinabile, rispetto il pensiero di tutti, però alla fine decido io quello che devo fare per il bene della squadra, né per simpatia né per antipatia. Solamente con me gioca chi merita, nel senso chi sta meglio fisicamente, do la possibilità a tutti di giocare, poi a me loro me la fanno la formazione, chi vedo meglio durante la settimana, chi si sacrifica, chi ha voglia di lottare per centrare i nostri obiettivi, chi ha più motivazione.
hanno sempre giocato con me questi tipi di giocatori e lo faranno sempre fino a quando io farò l'allenatore. Non possiamo passare da una settimana da fenomeni a una settimana. Quando siamo domenica scorsa abbiamo vinto a Sersale, dove il campo imbattuto, squadra fortissima, 38 gol e tutto, là eravamo bravi. Oggi dobbiamo dare anche i meriti che avevamo anche un ottimo avversario davanti. Ci può stare la giornata un pochettino storta anche per noi e il risultato è questo, però come erano stati bravi domenica scorsa a portare i 3 punti da Sersale, oggi purtroppo ci è andata male. Eccoci tornati in studio. Allora Gianni Lupis, la differenza tra le due cos'è che una ha che l'altra non ha? Il collettivo è il San Luca, perché ha dimostrato sabato di essere una grande squadra, e se posso correggere il tiro di mister Schiavello di pochi minuti fa, aveva detto che c'erano quei giocatori del posto che avevano fatto la differenza. Per me è il collettivo nel San Luca che fa la differenza, e nel collettivo ovviamente ci sono anche quegli argentini, perché se Lazzarini fa un gol del genere al 50° di prima intenzione, se Romero fa quell'inserimento tagliando il diretto avversario, vuol dire che sono giocatori che comunque si trovano bene, si trovano alla perfezione e c'è grande intesa. Nella Reggio Med manca un po' tutto, cioè nel primo tempo ho visto più azioni della Reggio Mediterranea, qualche buona iniziativa, ma comunque molto confusionaria nel complesso la squadra, perché se vuoi vincere il campionato di eccellenza non ti puoi affidare esclusivamente al lancio lungo di Cucinotti, di Taverniti su Piemontese, ma devi comunque cercare delle soluzioni alternative. Criniti era spesso bloccato e Piemontese da solo non può reggere l'intero reparto avanzato, e secondo me Viola l'ha un po' toppata la partita. Sì, aveva fatto così e così insomma fino al momento Reggio Med, poi lo squillo di Sersale insomma aveva fatto un po' ricredere tutti quanti. Come sono apparsi i dirigenti? Sconcerto, scomportati? Li ha sentiti pure tu oltre ai neri? Sì, qualcuno della Reggio Med, insomma non c'era molto ottimismo, perché una sconfitta del genere dopo 3-0, dopo il 3-0 netto in casa, la classifica anche non è rassicurante, perché 4 punti comunque di distacco dal San Luca che ora è campione d'inverno e che comunque c'ha anche lo scontro diretto ormai a favore con la Reggio Med. Insomma c'è qualcosa che non va comunque nella Reggio Med. Non so se ci saranno anche altri innesti o se si proverà a fare San qualcosa. San Luca che avrà adesso l'altro scontro diretto in casa con la Lamezia in fase di ripartenza del campionato. Anche che il San Luca ha incontrato la Reggio Med 3 volte quest'anno, anche in Coppa, ha vinto tre volte. Bravo, a Reggio 2 volte. Due volte a Reggio. Sì, ma questa, diciamo che è una pratica da archiviare questa qui. No, Reggio. Voglio dire, quindi anche questa ha la sua valenza, insomma. Come no. Perfettamente d'accordo sul fatto che probabilmente archiviata la pratica Sersale sarà la Vigor Lamezia. Se ci sarà una diretta antagonista. E questa è una settimana importante, perché capiremo meglio quale sarà il mercato, gli ulteriori interventi della Lamezia. Il giorno di ritorno come sarà secondo te? Ma tu che prevedi sempre tutto, Elio, nella tua sfera di cristallo. No, non ho la sfera di cristallo. Naturalmente il giorno di ritorno sarà sulla stessa falsariga del girone di andata. Il San Luca continuerà, secondo me, questo percorso da capolista programmato, perché non si arriva a queste livelle se non c'è una programmazione con delle basi molto solide. L'antagonista doveva essere la Reggio Mediterranea, ma come si diceva prima, il San Luca l'ha incontrata 3 volte, 2 in Coppa e 1 in campionato, e l'ha battuta per tutte e 3 le volte. Può venire fuori la Vigor Lamezia se si rinforza in questo mercato, però non c'è tanto l'entusiasmo di spendere, perché c'è già una squadra che ha messo quasi una mezza ipoteca, che sta facendo da battistrada, ed è difficile raggiungerla. Naturalmente si punta a vedere chi sarà l'antagonista che l'avvicina di più nel discorso dei play. E chi vuole accedere al campionato superiore dalla finestra? Io dico però che io mi aspettavo che il Logre concludesse il campionato, il girone di andata, con qualche punto in più. Il Logre in questa posizione di classifica procura una certa delusione per chi pensava che il Logre potesse
mi auguro che riesca a riprendersi, anche perché c'è un Cotronè che sta emergendo. Io ero uno di quelli che pensavo che si potesse inserire. C'è un Cotronè che sta venendo fuori e queste correranno ai ripari, sia il Cotronè ma anche il Gallico Catona correranno ai ripari in questo. Stanno già correndo ai ripari, sono già arrivati ai rinforzi. E quindi, in questo senso si sta muovendo, si è mosso già. Che settimana sarà questa per il Locri? Ma speriamo intanto di poter recuperare, perché poi quando tutto gira un po' storto. Domenica doveva giocare il nuovo attaccante. Domenica avremo qualche sorpresa, secondo te? Qualche elemento nuovo? Sì, almeno ci ritroveremo almeno in rosa in campo. Chi? Ci ritroveremo in campo qualche persona nuova? Sì. Domenica c'è Locri Scalea. Dovrebbe. Speriamo di riescano a recuperare l'attaccante che hanno preso ora dal Castrovillari, un ragazzo straniero. Si chiama Ivan Krajnic, mi sembra, sì. Che purtroppo al primo allenamento venerdì scorso si è infortunato, una distorsione, questa la dice lunga sul momento un po' così anche di Yella. Va bene, si parlava di squadre che vanno sull'altalena, una di queste probabilmente, sicuramente anche lo Scalea, sono stati molto attelenanti, vediamo cosa ha fatto ieri il servizio dello Scalea che è la prossima avversaria del Locri. Un pari agonisticamente martoriato che però traccia l'idea di un torneo nel quale, visionato questo avversario di testa, lo Scalea si sente di poter dire la sua. Il primo e l'ultimo tentativo della gara parlano giallo-rosso, ma in mezzo c'è uno Scalea che ha la capacità di far girare la testa. Petrone abbozza una conclusione dopo 4 minuti, all'ottavo punizione di legato e possibile ostruzione su spada, Cipolla però è vicino e non fa una piega. Il Sersale passa in vantaggio con Petrone che protegge, gestisce, si fa respingere da Pizzoleo, ma poi insacca sul primo palo di Ramunno una palla di ritorno e il dodicesimo. Poi una serie di azioni martellanti qualificano la prima frazione, un'invenzione di Pizzoleo per Martinez al 17esimo, un angolo e la ricerca dell'ulteriore affondo casalingo, un primo tiro di Petrone e un successivo con la complicità di Milogo al 27esimo. Il Burkinabè in corsa accelerata si disimpegna per una posizione più larga e centrale occupata proprio da Petrone, il quale poi alla mezz'ora prova anche la botta, ma è il momento di riequilibrio tattico di uno Scalea lanciato all'offensiva, anche se più in fase di impostazione che di finalizzazione. Riallacciati i reparti rispetto alla prestazione della scorsa settimana, i ragazzi di Gregorace pensano a riconquistare il pallino del gioco e al 34esimo Lanzo torna in zona tiro. L'azione a doppia conclusione con riavvio di Martinez sulla sinistra, i pugni di Ramunno al 38 su Colosimo che calcia dal punto di battuta della sua punizione sono un chiaro segnale di ripresa. Infatti un minuto dopo Vasapollo manca lo specchio su schiacciata decisa e al 40esimo legato dalla sveglia alla tribuna del Longobucco. Castellano e Capomaggio rubano palla a Colosimo per imbastire una discesa conclusa da legato a tu per tu con Parrottino. Esordio con la fascia nella ripresa perché è proprio Pizzoleo a cercare la deviazione di piede su palla trasformata. Cala l'intensità del Sersale, Martinez e Capomaggio fanno parlare Argentino al pallone e il baricentro scende verso l'area avversaria. Al 20esimo si fa veloce la ripartenza esterna, Pizzoleo risolve in calcio d'angolo incornando, ma la stessa cosa farà Petrone sulla nuova azione, spizzando una palla che si alza a campanile finendo nel 7. Un minuto più tardi Mancuso, neo immesso e neo acquisto, guadagna la massima punizione, calcio a spada che alla prima grande responsabilità non tradisce. Il finale è una bilancia, la premiata ditta spada Martinez manca il gol su ripetuti assist, Ramunno sventa Petrone in uscita dall'area e Colosimo decide il risultato mandando alto. Vero. Oggi è stata quasi una partita perfetta, e l'unica cosa un po' di rammarico mi rimane che su due cross abbiamo preso due gol e dopo penso che il mio portiere non abbia fatto una parata, noi abbiamo impensierito più di una volta, abbiamo fatto due gol come loro, però potevamo tranquillamente andare in vantaggio sul terzo, fare il terzo gol con uno molto con Spada, un altro con Mancuso, quindi non gli posso recriminare nulla a questi ragazzi perché veramente oggi hanno messo veramente la voglia di vincere, la cattiveria, la determinazione, quello che cerco io in ogni gara, e purtroppo in questo periodo stiamo pagando
un po' troppi infortuni. Oggi pure tre giocatori sono sacrificati giocando pure non in condizioni eccellenti, però faccio un plauso a questi ragazzi veramente, perché non mollano nulla, e nonostante che abbiamo delle grandi difficoltà a livello numerico, visto che sono andati via cinque giocatori e solo due in entrata, è un pochettino questo, pecchiamo perché ci manca qualcosa, però in settimana provvederemo a far arrivare qualche altro ragazzo, e nulla, dobbiamo continuare così, ci andiamo a fare un'altra partita a Locri, dove sarà un'altra bella partita battagliata, e quindi dopo ci saranno questa sosta di 15 giorni dove andremo a cercare di recuperare più possibile i giocatori per poter fare un girone di ritorno importante. È normale che aspettavamo uno Scalea, così come noi, reduce da due sconfitte, quindi col dente avvelenato. È stata una partita sicuramente bella, maschia, e faccio i complimenti alle due squadre perché si sono date battaglia agonisticamente e hanno cercato di prevalersi uno con l'altro. Il San Luca ha dato dimostrazione di forza, ha dato dimostrazione di voler vincere questo campionato nell'anticipo di ieri. Io credo che ancora ci sia tanto da dover dire, perché il campionato nel girone di ritorno presenterà nuove situazioni in tutte le squadre, tutti gli obiettivi, ognuno cercherà di raggiungere il suo obiettivo, quindi credo che ci sia sempre questo livellamento fino alla fine. Bravo. Bene, rieccoci tornati in studio. Stavo appunto leggendo Saverio Gregorace, che dovrebbe essere con noi settimana prossima, appunto prima della pausa, dopo la partita con l'Ocri. Tra quelle che stanno messe male, Clemente, chi potrebbe prima possibile rimettersi in carreggiata, uscire? Guarda, e credo la Bovalinese. Allora, intanto credo che fra le squadre al momento impelagate nella lotta per evitare la retrocessione diretta o chiaramente i play-out, penso che la più in forma, come da tempo dice Paolo Spadaro, sia la Paolana, credo, no? Ma ha fatto belli acquisti, appunto, ha fatto 7 punti in 3 partite. Perfetto, per questo, cercheremo di sentirli la settimana prossima. Per questo sto dicendo, mi sembra di poter dire con certezza che fra queste squadre ha preso un grande portiere. E chi gliel'ha segnalato quel portiere? Ah, non lo so, dobbiamo parlare anche con mister Gregoreggio. Vabbè, e con un certo Paolo Spadaro pure, perché quindi tornando al discorso, quindi la Paolana mi sembra sicuramente la squadra che al momento è la candidata principale per poter tirarsi fuori dalle sabbie mobili, tenendo conto che comunque già la distanza dalla zona salvezza diretta è di 5 punti, non è pochino, insomma, quindi, però c'è tutto il girone di ritorno, quindi il Trebisacce, voglio dire, viene da questa sconfitta secca, ma col Vigo alla mezza, però sempre perdere 5-0 non è sinonimo di grande condizione, insomma, per cui sicuramente non è facile per Bovalinese uscire. Il problema della Bovalinese obiettivamente, oltre a essere ultima in classifica, ha anche giocato una partita in più col Sersale, al rientro domenica con la gioca non gioca, domenica è l'unica a non giocare, e quindi, ovviamente, e quindi c'è da vedere se si staccherà ulteriormente. Purtroppo non ha sfruttato il fattore campo nell'ultima giornata, pareggiando con il Bocale. So che ha fatto degli acquisti, perso anche dei giocatori, quindi insomma bisogna un po' vedere com'è la situazione. Diceva prima Paolo, io non sono a conoscenza che se Ferrigno Ferrigno se vuole rientrare storicamente può dare una grossa mano d'aiuto. Dovesse rientrare, sicuramente potrebbe portare, oltre che la sua esperienza, insomma, la capacità di credo che lui non rientri, però sempre vicino. No, lo dicevi tu, potrebbe essere una soluzione vicino. Io sono anche molto vicino alla Bolognese per l'amicizia che mi lega con molti dei dirigenti e dei giocatori, quindi mi fa veramente dispiace veramente vederlo in questa posizione. Ripeto, oltretutto il dopo il turno di recupero, qui non parteciperà ovviamente perché ha già giocato col Sersale, è attesa pure da un altro bell'incontro perché giocherà con la Reggio Mediterranea, sia pure in casa, però è una partita difficile. Bene. Quindi io me lo posso augurare, ma al momento, ripeto, sicuramente la squadra messa meglio di questa è la Paolana. Per la Bovalinese c'è solo da augurarsi
che riesca a tirar fuori le unghie e qualcos'altro e risalire la classifica. Sì, tanto male, ma nelle ultime due ha fatto molto bene la Bovolinese con San Luca e con Boccale. Appunto, lasciami anticipare. San Luca è stato un risultato importante. Importante. Lasciami anticipare che nel treno in servizio avremo sia Morrone e Paolana sia Vigor Lamezia Trebisaccia. Vedremo tutti e due i servizi di entrambe le partite. Adesso però Bovolinese con il Boccale. Servizio. Pareggio per la Bovolinese che domenica scorsa non va oltre l'1-1 con il Boccale. Un primo tempo che solo al 21esimo registra la prima azione degna di nota ed è il Boccale a farsi notare con Alderete che conquista la palla e si trova tu per tu con Stilitano che chiude i varchi e lo specchio della porta deviando in angolo il tiro dell'avversario. Subito dopo è la Bovolinese a farsi spazio e a servire con un cross la corrente Alvaro che devia di testa ma non trova lo specchio della porta. Un secondo tempo molto più acceso per entrambe le squadre, dove al 12esimo e secondi del Boccale che di testa insacca in rete con un tiro arrivato ai piedi di Estevenò. Al 22esimo si giunge al pari con una raizzoiata di Giorgi della Bovolinese che su un suggerimento di Marco Romeo batte l'esperto Parisi che non riesce a neutralizzare. Le squadre lasciano il campo a fine secondo tempo con un 1-1. Avanti, avanti veloce perché si è fatto molto tardi. Allora, a proposito di strutture, perché si commentava nel fuori onda, noi continuiamo a parlare qui nello studio e vediamo anche le immagini, voi a casa solo le immagini, poi parlate per fatti vostri, magari di quello che avete a cena o cos'altro. Ecco, con Lupis, che quello che gira di più tra noi altri, che ha girato in lungo e largo tutta quanta la Calabria, chiedo stadi con agio e dove ti sei trovato male, magari dove ci sono strutture fatiscenti o poco comode. Allora, la migliore, finora il miglior stadio in eccellenza che ho visto è il Di Ippolito di Lamezia, perché comunque è un campo che ha visto la Serie C. Ce ne sono parecchi che comunque qualcosa non hanno. Anche se sono buoni, anche la conservazione è buona, deve essere. Sì, perché sono stadi di una certa importanza che vengono abbandonati. Croce Valanidi non è il massimo per quanto riguarda la tribuna, poi è un campo sempre esposto al vento. Bovalino, comunque il campo è chiaramente in pessime condizioni. Anche a Soriano ci sono insomma dei terreni impraticabili, ma anche delle tribune che non favoriscono il lavoro degli addetti ai lavori. Si parlava prima dell'esordio di Schiavello proprio in apertura di trasmissione, ma vogliamo anche rimarcare il fatto che ci sono i buoni calciatori, ma occorrono anche i buoni maestri. Il maestro di tuo figlio chi è? Sicuramente lui è cresciuto con Enrico Etna, che è inutile che nome la garanzia delle presentazioni di cui abbiamo la fortuna, è un nostro collaboratore, collabora con la nostra scuola calcio da diverso tempo, quest'anno è attivamente anche il preparatore dei portieri dell'Ocri, e da sottolineare non solo, sta facendo crescere non solo Luca ma anche altri ragazzi che stanno venendo dietro. Cosa dire? Parliamo di un'eccellenza in questo campo. Pochi secondi, perché vorrei trattare l'infinito, ma insomma c'è poco tempo, ci rimane poco tempo. Allora, si hanno difficoltà a far crescere questi ragazzi in una città come Locri, dove le estrazioni sono tante, insomma si può anche sportivamente fare tantissime cose. Diciamo che e con le estrazioni di oggigiorno. Vabbè, queste non sono. Cioè, paradossalmente, più è piccolo il paese, magari sia nell'entroterra, più si riesce insomma a fare. Sì, sì, forse magari gli interessi sono un po' diversi. Ma più che altro diciamo per i ragazzi, soprattutto quelli del luogo, magari. Ma l'esperienza vostra, la vostra società, che anni state vivendo? No, noi come scuola calcio credo siamo sicuramente diventati un punto di riferimento, tornando ai numeri. Posso dire con orgoglio, Paolo ci segue anche se un po' a distanza. Locri è diventato da qualche anno anche un polo, un'attrattiva, un po' come era ai miei tempi, venivano a giocare un sacco di ragazzi del comprensorio. Non a caso appunto stiamo ottenendo anche dei risultati importanti. Sicuramente la base, l'ossatura di quello che è la nostra struttura, la scuola calcio, consente di fare questo, perché poi bastano pochi innesti per migliorare in modo assoluto anche.
anche le altre formazioni. Abbiamo fatto 14-15 puntate, ora non ricordo, insomma sempre di fretta trattiamo questa promozione, vorrei proprio un prima o poi concentrarmi in maniera più ampia su questo campionato perché lo merita. Con Eli infatti si parlava ormai in apertura di questa sfida, insomma, che ha calamitato tante attenzioni, tirata con scintille di comprensorio ionico con Astilese. Ma intanto vediamo la grafica per vedere un po' quanto è accaduto nell'interezza. Brancolone San Giorgio 0-0, Gioiosa Filogaso sabato 5-0, Monastraccio Gioiese 1-1, 3-0 del Lido sull'Archi, Villese Bagnarese 2-2, Africo Rombiolese 4-1, Fuoricassa Stilese Mammola 4-2, Melicucco Ravagnese 2-0. La classifica: Stilese 40, Gioiosa 33, Brancaleone 30, Ionica 28, Filogaso 24, Bagnarese 23, Ravagnese Melicucco 21, Lido 20, San Giorgio 17, Archi 14, Villese Africo 10, Gioiese e Rombiolese 8, Monastraccio 6. Ti chiedo su questi primi 14 turni, ecco, un'analisi completa, Elio, tu che le hai seguite parecchie, hai seguito parecchie partite, insomma, di questo campionato. Sì, diciamo che non c'è tanto da dire perché il campo sta dando ragione alla Stilese, che ha vinto tutto fino a questo momento. Ci sono 7 punti di distacco dalla squadra che è al secondo posto, il Gioiosa. Non è un distacco incolmabile perché, come vi dicevo prima, tutto può accadere. Il girone di ritorno, la classifica rispecchia i valori? La classifica, non so, ad esempio la Bagnarese, che all'inizio ti ricordi era un po' additata di far bene benissimo, c'è qualche delusione. Io la riscontro sul fatto che la Bagnarese poteva avere qualche punto in più. È stata anche sfortunata in scontri diretti, però la Bagnarese è la squadra che dopo del Gioiosa può essere la squadra che si piazza nei proposti di Bagnarese. Prima con Schevelo si parlava di piazza, ma parliamo anche di Natale Musumeci, che gioca a 52 anni. Sì, cioè è stato anche, voglio dire, rispolverato un campione fantastico del passato. Ne ha di più? 55 penso che ne abbia. Ah, ne ha di più? 55, sì. Vabbè, però è la seconda. Elio, mi sa che scendiamo in campo pure io e te. Ma... Sì, a questo punto dobbiamo metterci nuovamente i pantaloncini. Ah, tu fai il procuratore di Albanese. Guarda come ne approfitta lui, Fimo, subito. Bene, bene. Siamo subito piazzati. Mentre in coda mi sta deludendo l'Africo. L'anno scorso ha fatto un bel campionato, quest'anno sta arrancando tanto. Un'altra delusione, e chiedo scusa a Napoli, che sì, segue molto più di me questo campionato, sì, è il Filogaso. Era partito con il Filogaso, era partito bene. Io nello spazio, beh, comunque lì ancora, di Serie D pure. Sì, sì, beh, lì il portiere è già andato via. Perché ha fatto, diciamo, tanto si diceva che il Filogaso poteva essere la sorpresa. Perfetto, mentre lo abbiamo visto contro il Gioiosa sabato, una netta differenza sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista e quindi in campo. Calecucco. Però secondo me la Stilese non è irraggiungibile, c'è tutto un campionato di ritorno. È irraggiungibile da fare 42 punti, 40 punti su 42. Sì, non è raggiungibile. Ma anche il Gioiosa sta facendo bene. Infatti, il paradosso è avere 33 punti ed essere a 7 punti. Scusate, vogliamo quindi fare un po' di pronostici. In altri campionati con 33 punti, allora nell'ultima parte eri primo o attaccato al primo. Perché dico che non è irraggiungibile? Perché la Stilese è chiaramente la squadra che sta facendo la differenza in questo campionato, programmato anche però, negli ultimi due mesi ha agguantato la vittoria in zona Cesarini, di recupero, e negli ultimi minuti anche nello stesso scontro che c'è stato ieri con la Ionica Mammola. Non ho visto una Stilese veramente che fa la differenza in maniera enorme anche con questa diciamoci la verità. Il campo è la partita di domenica che
Sì, è una partita verità. È vero. Secondo me sì, perché tu immagina insomma, i tre risultati possibili, no? Il pareggio lascia invariato e quindi vabbè, vince il coso con 10 punti. Certo, quello, credo che a questo punto è finito. Quindi l'unica possibilità di riaprire il campionato è che il Gioiosa vada. Il Gioiosa. Questa sì, è cosa che è già riuscita lo scorso anno. Sì, eh? Sì, sì, ma infatti sto dicendo questa penso sia l'unica possibilità per poter ancora avere un campionato aperto fra queste fra sono queste due squadre albanese, attenzione. Sono due squadre che vanno per la maggiore. Non ho parlato prima per quanto riguarda l'eccellenza. Eccellenza, ho detto che non c'è da 4-5 domeniche che parliamo, diciamo che lotteranno tutti fino alla fine e l'unico che veramente ha deluso è stato il Locri, perché le squadre che sapevamo che dovevano rincorrere il San Luca erano quelli che sono attualmente, l'unico che manca è il Locri. Per quanto riguarda la promozione non c'è assolutamente nulla da fare, perché? Perché stiamo parlando di una Stilese che già l'anno scorso ha fatto il campionato che ha fatto. Quindi io sono convinto che il resto, le squadre che avevamo detto che lotteranno per i playoff, continueranno fino alla fine a lottare per i playoff, però non c'è assolutamente nulla da fare in quanto la Stilese è una squadra pronta per vincere questo campionato, l'aveva già dimostrato l'anno scorso. Già proiettata nel futuro, sì. C'è una piccola differenza tra promozione molto dipenderà dall'incontro di domenica. Certo. Che secondo te come finirà, Elio? Dai, adesso proviamoci chiaro, ma è una schietta immediata. Guarda, ci giochiamo la tripla. Non hai detto nulla. Sandro? No, mi chiedevo, c'è una cosa che mi ha incuriosito quest'anno, perché poi è sempre meglio vincere sul campo, però il fatto che la Stilese l'anno scorso, finalista playoff, l'unica accreditata, un eventuale per il pescaggio, è stata penalizzata. Non abbia, non so se hanno ripescato, hanno ripescato la Urlamezza. Io non so se loro hanno fatto la domandina, però attenzione. Quello sì, da capire il perché, perché poi vai a investire comunque. Gli toccava dei diritti. Quando tranquillamente l'aveva quasi meritato sul campo la mezza fregatura, cioè, l'anno scorso sono darsi stati pure che si parlava di una società dove è stata nei professionisti, può darsi pure che si parlava di una squadra che non ha il campo perché giocano a Monasterace, probabilmente è il punteggio quello che cosa, cosa, però praticamente erano saliti sul campo perché se ne è parlato fino alla fine, sì, hanno perso mi pare nei minuti di recupero, l'avevano meritato già l'anno scorso. Il mister albanese bisogna vedere. Rieva più? Paolo? No. Paolo? Tranquillo. No, ti ho stoppato, gamba tesa. No, concludi perché poi devo salutare. No. Ti ho fatto dimenticare quanto stavi dicendo. No, concordavo con Gesualdo perché è giusto. Quando le squadre programmano, vedi, io parlo di due società che negli ultimi anni vanno per la maggiore, sia il Gioiosa che è encomiabile, come la Stilese giocano in trasferta tutte le partite. I sacrifici vanno divisi nelle dirigenze di tutte e due le società. Ovviamente io vorrei augurare a tutte e due, sì, appunto, le società stiamo parlando, che salissero vita tua, morte mia, non è ma vero, non è perché possono salire anche entrambe. Ma non è bravissimo. Se si hanno le intenzioni, ci sono le intenzioni. Come no? Mi sembra di sì, perché il campo il prossimo anno ci sarà. Il campo sicuramente, tranne qualche rossa. Sul sicuramente ci andrei piano. Siamo agli sgoccioli. I tempi sono sempre molto da valutare. Ci sono due grandi allenatori. Ora siamo veramente agli sgoccioli. Questo lo dicevamo due anni fa con Elio. Adesso mi sembra esagerato. Dicevamo due anni che i lavori sono completati. Lo dico che ci sono due grandi allenatori in promozione, sia Cariri sia Logozzo, che guidano due grandi squadre. E il Gioiosa merita come la Stilese di andare in eccellenza. Non me ne voglia nessuno, però purtroppo la realtà è questa. Non è detto che entrambe possono fare il salto di categoria. Questa è la settimana, sto per chiudere, ringrazio. Allora, questa è una settimana importante perché è l'ultima settimana di mercato, vero Gianni? Secondo te, abbiamo fatto 1000 pronostici, ma un pronostico sul mercato, secondo te, tra eccellenza e tra Serie D e eccellenza, chi manovrerà meglio? Chi si muoverà di più secondo te? Penso la Vigor. Una domanda difficile da fare in conclusione, ma un po' difficile, la Vigor, anche perché ci sono molte squadre. Sì.
secondo me la Vigor qualche innesto importante lo farà. Anche perché in Serie D ormai, insomma, i giochi, sai, Palermo, la poca un possibilità. Po' difficile, anche in Serie D sì. Difficile, però in piccoli movimenti, ma in eccellenza sì, in eccellenza perché c'è l'ingresso dalla porta principale, ma anche dalla finestra, insomma, che è abbastanza agevole o più agevole in quella categoria. Beh, grazie a Leo Napoli. Oggi abbiamo fatto una trasmissione, siamo a Natale, una trasmissione in famiglia con ospiti storici di tutti in campo. Bene. Noi il panettone lo mangiamo lo stesso. Che c'entra il panettone adesso? Stavo già perché dico, come non rischiamo le sonne. Ah, quel senso lì, no. Vabbè, ma a questo punto dai. Ma a questo punto dai, Elio Napoli, grazie Mimmo Clemente, grazie Gesualdo Albanese, Paolo Spadaro, Sandro Schiavello e Gianni Lupis, a voi amici grazie. A casa, e non perdetevi adesso il treno dei servizi. Noi lunedì prossimo ci siamo ed è l'ultima dell'anno. Buonanotte. Leonzio Regina che chiude questo girone d'andata del gruppo C di Serie C, una gara dai punti pesantissimi in palio per la Regina. Sì, perfetto per Sabatino che riesce a prendere il pallone, non c'è fallo. Sabatino arretrato per Palermo con il destro, mentre ancora con il destro altissimo il tentino sui piedi di Tafa. Attenzione a De Rose che allarga a destra molto bene per Garufo di prima. Attenzione sul secondo palo, stava per diventare insidiosissima prima, vera palla gol possiamo dire. Il fondo, Bariti mette in mezzo questo pallone, il colpo di testa di Petta, Guarna con la mano destra riesce a farla sua, adesso allontana, attende l'arrivo di un compagno, Rubi nel cross in mezzo, Denis alto sopra la traversa, che occasione per la Regina, ma finisce qua il... Chissà quando c'è tanto traffico centrale, intanto attenzione perché riconquista il pallone Palermo con il destro, Guarna in calcio d'angolo, primo squillo di questo secondo tempo. In possesso Palermo, molto interessante, Bariti entra in area, Bariti messo giù, calcio di rigore per la Sicula, Leonzio esulta, Sicula Trasporti Stadium, il calcio di rigore sull'intervento. Scardina, Sicula Leonzio 1 Regina 0, il vantaggio della formazione bianconera, il quarto gol in campionato per l'ex Roma, il quarto dopo i centri contro Paganese, Ternana e Avellino nella scorsa giornata. Va ad esultare sotto la curva dei Leoni. Parte Rivas sul secondo palo, il colpo di testa del tanque Denis che pareggia, Sicula Leonzio 1, Regina 1, il tanque Herman Denis al suo sesto gol in campionato, esulta alla sua maniera, esulta tutto il settore ospiti al 67. Riattiva questo pallone, attenzione, da solo il colpo di testa, attenzione, palla che rimane lì, è clamoroso, errore di Rossi, alto, sopra la traversa il suo tiro. Attenzione perché a sinistra c'è il libero Rivas, eccolo, servito da Sunas, Rivas entra in area, Rivas con il mancino, attraversa tutto lo specchio della porta e finisce sul fondo. Sacragas, Paolucci, attenzione sulla sinistra per Rivas, entra in area, Rivas ancora, Rivas la sterzata, Rivas il salvataggio di Tafa, che occasione. Zafoggia e lancia lungo, scontro aereo bruttissimo, c'è il giallo per Sosa, rosso perché doppio giallo, rimane a terra Sunas, rosso per Sosa al primo dei 5 minuti di recupero. Ancora Rivas, Denis scodella il pallone in aria, Reginaldo, Regina in vantaggio con Reginaldo al quinto minuto di recupero, scatta tutta la panchina Amaranto e va ad abbracciare Reginaldo, esplode il settore ospiti della Sicula Trasporti. Sicuramente sapevamo che il Licata, come poi ha dimostrato, è una delle migliori formazioni del campionato, quindi non scopro io la rosa da parte della squadra gialloblu. Sicuramente sapevamo di affrontare una partita difficile perché già al completo sapevamo che per valori tecnici il Licata
poteva essere superiore a noi. Poi con le problematiche dei vari infortuni, infatti oggi ha esordito in porta il 2002, visto che non avevamo nemmeno il 2001, colgo l'occasione per fare un bravo ad Aldo Commisso, che ha fatto alcuni interventi importanti, quindi è giusto dare merito a questo ragazzo del 2002. Ripeto, il Licata lo sapevamo che è una squadra che gioca bene, che ha alcune individualità che ti possono mettere in difficoltà. Noi nel nostro piccolo sapevamo che potevamo tenere testa rischiando qualcosa. È normale che quando ti trovi in vantaggio sull'1-0, che poi con una squadra come il Licata sicuramente non è con nessuna, ma poi con Licata, Cireale, Palermo, Savoia, queste secondo me le squadre più forti del campionato, non è mai un risultato sicuro. Certo, prendere un rigore in quel modo, io ero in tribuna, quindi sarei falso a dire se l'intervento sia stato all'interno o all'esterno dell'area. Certo, l'arbitro aveva chiamato la punizione al limite, poi il guardalinea. Comunque non voglio andare sugli arbitri, no, per qualcosa, perché poi mi potrebbero smentire le immagini. Noi ormai da qualche settimana, non è vittimismo ma è realismo, abbiamo un conto in sospeso con arbitri e guardalinea, visto che dall'inizio del campionato, tra rigori e contro, rigori non dati e gol annullati, forse rivendichiamo qualcosa. Comunque credo che il pareggio sia giusto, anche se effettivamente Licata ha avuto qualche occasione in più, quindi assolutamente prendiamo per buono questo pareggio. Abbiamo immesso qualche giocatore nuovo, cercheremo nel nostro piccolo di concludere qualche altra operazione, quindi bisogna essere soddisfatti, nel senso che un buon punto che muove la classifica. Se uno mi fa una domanda, se avessi voluto il punto, i 3 punti, rispondo tranquillamente i 3 punti, ma è giusto pure, tra virgolette, accontentarsi, perché abbiamo giocato contro una signora squadra, quindi abbiamo tempo per poter migliorare, dobbiamo essere bravi e convinti, come lo siamo stato fino ad oggi, che con chiunque possiamo fare il risultato. Non vorrei prendere scusanti, però è pur vero che a centrocampo avevamo Camarà, Suraci e Cappellini infortunati, quindi 3 possibili titolari infortunati. E Sangare, fino a stamattina, dobbiamo ringraziare il nostro staff medico che lo ha messo in piedi, perché era in dubbio pure Sangare, e Malerba, come avete visto tutti, è da fare un plauso perché ha giocato 94 minuti, ma è da 10 giorni che è un problema al piede, quindi correva pure male. Quindi non bisogna trovare le scusanti, le squadre vengono fatte da oltre 20 giocatori, è normale che quando ti mancano 3-4 nello stesso reparto, noi come società, che non abbiamo un grande budget, possiamo avere delle difficoltà, però non bisogna prendere scuse. Chi è entrato in campo, chi ha giocato, ha dato il massimo, quindi bisogna fare solo un apprezzamento ai ragazzi. E Camarà e Suraci, bisogna avere l'intelligenza di non avere fretta, perché alcune volte per affrettare il recupero di qualche giocatore poi ce lo portiamo come assente per parecchi mesi, quindi dobbiamo andare con i piedi di piombo, dobbiamo essere bravi ed equilibrati a capire se possono giocare domenica prossima alla ripresa del campionato. Per quanto riguarda altri innesti, la società mi ha dato mandato di poter intervenire sul mercato, dobbiamo essere sempre là. Io in ogni campo mi piace usare la parola equilibrio, che secondo me è la parola migliore che un essere umano possa usare. Dobbiamo essere bravi a trovare giocatore funzionale al modo del mister e che non ci cerchi la luna, perché a Roccella la luna non la possiamo dare. Quindi se riusciamo a trovare un buon giocatore funzionale che si rende conto che non debba cercare cifre esorbitanti, sicuramente qualche altro innesto lo faremo. Si sono contento che abbiamo preso un punto, non abbiamo perso, perché di solito queste partite si gioca bene e si può anche perdere, non è che noi abbiamo giocato bene, abbiamo avuto l'occasione per pareggiare. Abbiamo continuato ad avere quella pressione che avete visto tutti, noi le occasioni le abbiamo avute, non è che sono scontento, addirittura sono particolarmente urtato. No, se lei non l'ha vinta, forse la fa ora la cambia. No, io non devo, ascolti, io sono contento della prestazione.
dobbiamo migliorare, perché prendiamo gol su un grosso svarione nostro. E la volta scorsa, quando abbiamo vinto con il Massala in casa, abbiamo fatto anche un altro svarione. Non mi sta bene, ma non per questo sono, anzi sono felice, vuol dire che ora la faccia me la cambio. We'll be right back.